Alleanza Nazionale è una politica. Alleanza Nazionale sta per diventare un'area vasta, un'aggregazione elettorale di polo e di schieramento. Alleanza Nazionale sarà un salto nella nuova Repubblica. Io credo che Tattarella non sia stato ancora inteso nella sua dimensione. Tattarella, prima di essere un grande politico, un grande tattico e stratega della politica, era un uomo di cultura. E molte delle intuizioni di Tattarella hanno fatto la fortuna di Fini e del passaggio dal Movimento Sociale ad Alleanza Nazionale. L'Alleanza Nazionale nasce da un'idea di Tattarella, da un'intuizione di Tattarella. Pinuccio Tattarella aveva sempre sostenuto che i due terzi degli italiani, degli elettori italiani, da sempre, storicamente, non sono e non saranno mai di sinistra, e quindi il suo obiettivo, il suo sogno, il suo progetto era quello di dar vita a una casa comune. Credeva molto nella politica come proiezione della cultura politica, cioè prima c'è il momento culturale, quello che Augusto Del Noce chiama momento prepolitico, e dopo il momento prepolitico, oserei dire quasi il momento antropologico, abbiamo la realizzazione nella politica cogente, nella politica di un partito, nella politica programmatica. Erano di Pinuccio Tattarella le elaborazioni culturali contenute in alcune riviste d'avanguardia, il Centrodestra, Millennio, l'idea di Oltre il Polo, l'idea di aprire ad alcuni mondi molto interessanti. Il mondo socialista aveva tutto un fronte di socialismo tricolore. E quindi sicuramente si deve a Pinuccio Tattarella questo ardito, come dire, esperimento, ardito però, è come tutti gli esperimenti arditi, spesso in anticipo sulla storia. Nella nuova casa c'è posto per tutti oppure qualcuno è opportuno che resti all'uscio? La casa che creiamo oggi si allarga a tutti gli italiani che vogliono contribuire con noi a creare una destra democratica di massa, per creare poi successivamente il centrodestra. Ecco, ma all'interno che si allarga. Ma all'interno del vostro partito c'è chi è molto critico. Io non ho visto critiche fino adesso, ma per allargare una casa il problema è di avere più gente che viene da fuori. I numeri dicono che il picco elettorale raggiunto dall'Alleanza Nazionale fu nelle elezioni politiche, peraltro perse dal centrodestra, del 1996, quando l'Alleanza Nazionale superò il 15% dei consensi a livello nazionale, con punte, penso a Roma, del 32-33%. E quindi è il periodo in cui Tattarella era sicuramente l'uomo forte, l'uomo di punta, il punto di riferimento del partito, del movimento, che dir si voglia. Morto Tattarella, nessuno più ha saputo adempiere a questo ruolo, perché si sono tutti quanti ripiegati sul tatticismo del giorno per giorno, nella battuta giorno per giorno, nel batti e ribatti della politica quotidiana, e si è persa invece una visione di lunga prospettiva che Tattarella era l'unico ad avere. La scomparsa di Tattarella ha significato per Alleanza Nazionale spesso una navigazione di piccolo cabottaggio e l'assenza di una prospettiva politica che andasse al di là della politica dell'alleanza. È altrettanto vero che dopo la scomparsa di Tattarella nel febbraio 99 Alleanza Nazionale non raggiunse mai più quei risultati elettorali. Che Pinuccio fosse la persona più singolare, più interessante, più curiosa e a suo modo anche con un tratto personale molto amabile che ci fosse nel mondo della destra. Indubbiamente senza l'apporto di Pinuccio Tattarella, senza le intuizioni di Pinuccio Tattarella, Alleanza Nazionale non sarebbe mai nata, questo è pacifico e riconosciuto da molti. Credo però che Tattarella espresse un'esigenza che era già presente all'interno del mondo della destra italiana. Di qui nasce l'intuizione di Alleanza Nazionale, quindi da questo punto di vista Tattarella fu centrale, fu il pilastro, il perno intorno a cui nacque, si sviluppò e crebbe Alleanza Nazionale. Senza Tattarella non ci sarebbe stata Alleanza Nazionale, questo è certo. Io Tattarella è un personaggio che ho rivalutato molto,
perché da ragazzo, quando fai politica, quando sei un militante, quando eravamo militanti, Tattarella appariva una specie di emblema del moderatismo, del conservatorismo, questa storia del ministro dell'armonia, in chi aveva degli impeti ancora rivoluzionari nel cuore, non è che fosse un'immagine entusiasmante. E quella sua scomparsa, credo, aveva, con quel suo disincanto, quel suo modo di fare, quel suo approccio quasi distratto alle cose, però aveva uno sguardo un po' più lungo, credo, di molti degli altri dirigenti di AN e spesso dello stesso Gianfranco Fini. Comunque aveva a volte anche più coraggio. Tra l'altro, la grandezza di Tattarella noi la vediamo anche da un punto di vista personale. Tattarella avrebbe potuto essere lui il leader della destra italiana, aveva i numeri congressuali per poterlo fare, ma da uomo intelligente seppe fare un passo indietro e lasciare campo libero a Fini.